Bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG6. Partiamo dai dati dell'emergenza sanitaria. Risalgono in Abruzzo quelli legati al coronavirus. Sono 278 i nuovi casi e ben 21 i decessi registrati, anche se non tutti sono da attribuire alle ultime ore. Vediamo il servizio. 6,86% dei campioni analizzati e questo è il tasso di positività rispetto a 4.052 tamponi analizzati nelle ultime ore, da cui sono emersi 278 nuovi casi di positività al Covid-19. Dei nuovi positivi, il più giovane a 7 mesi e il più anziano, 95 anni, quelli con meno di 19 anni invece sono 36. Purtroppo ci sono ben 21 nuovi decessi, anche se 11 risalgono a giorni or sono e sono stati soltanto oggi comunicati dalle ASL. Le morti riguardano persone di età compresa fra i 66 e i 97 anni. Alla luce degli ultimi dati, il bilancio complessivo delle vittime sale così a quota 1206. Gli attualmente positivi sono 236 in meno e scendono a quota 11.036. 432 persone sono ricoverate in ospedale, meno 19 rispetto a ieri, di cui 36, meno 2 al netto di 4 nuovi ricoveri, decessi e dimissioni, sono in terapia intensiva. Altri 10.578 meno 215 sono in isolamento domiciliare. I guariti delle ultime ore sono 493 per un totale di 22.616. Del totale complessivo dei 34.858 casi abruzzesi da marzo ad oggi, 10.913 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, 7.058 in provincia di Chieti, 7.086 in provincia di Pescara, 9.346 in provincia di Teramo, 279 provengono da fuori regione e per 176 sono in corso le verifiche sulla provenienza. In 10 mesi di emergenza sanitaria, oltre 1,5 milioni di contagi sono avvenuti in Italia. Questo emerge dal rapporto relativo all'impatto dell'epidemia sul nostro paese, elaborato da Istat e Istituto Superiore di Sanità. Percorriamo le 3 fasi della pandemia con le relative caratterizzazioni nel servizio di Jacopo Forcella. Tra il mese di febbraio e il 30 novembre 2020 sono stati diagnosticati dai laboratori di riferimento regionale 1.651.229 casi positivi al Covid-19, riportati al Sistema Nazionale di Sorveglianza Integrata dell'Istituto Superiore di Sanità entro il 20 dicembre. Lo rivela il rapporto relativo all'impatto dell'epidemia Covid-19 sulla mortalità totale della popolazione residente nel periodo gennaio-novembre. Dall'analisi dell'Istituto, lo scenario di diffusione epidemica può essere sintetizzato in 3 fasi. La prima, compresa nel periodo tra febbraio e fine maggio 2020, la prima ondata, si è caratterizzata per una rapidissima diffusione dei casi e dei decessi e per una forte concentrazione territoriale prevalentemente nel nord del paese. Nella stagione estiva, da giugno a metà settembre, fase di transizione, la diffusione è stata inizialmente molto contenuta, ma alla fine di settembre si sono identificati focolai sempre più numerosi in tutto il paese. A partire dalla fine di settembre, seconda ondata, i casi sono di nuovo aumentati rapidamente, con un ritmo esponenziale su gran parte del paese, e solo da metà novembre si è osservato un calo dell'incidenza. Nella seconda ondata resta invariata la prevalenza della componente femminile, 54%, ma diminuisce la classe di età mediana dei casi, 45-49 anni rispetto a 60-64 anni della prima ondata. Cala in percentuale il dato dei contagi registrato nella popolazione molto anziana, 80 anni e più, che passa da 26% nella prima ondata a 8% nella seconda. Tale diminuzione è verosimilmente in gran parte dovuta all'aumentata capacità diagnostica tra le classi di età più giovani e nelle persone con sintomi meno severi. Nel periodo tra febbraio e novembre si sono registrati 57.647 decessi avvenuti in persone positive al Covid-19, nel cui ambito è rimasta pressoché invariata la percentuale di soggetti in età inferiore ai 50 anni, che si attesta all'1% per entrambi i generi. La classe degli over 80 risulta quella con la percentuale più alta di decessi Covid-19, il 60% dei decessi complessivi.
L'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì al nostro microfono ha rivolto un vero e proprio appello ai giovani a mantenere le distanze domani nel giorno dell'ultimo dell'anno, un comportamento responsabile per evitare assembramenti e così ridurre il rischio di contagio. Nel frattempo, come abbiamo sentito, continuano a scendere gli attualmente positivi in Abruzzo e questo sicuramente rappresenta un buon viatico per l'anno nuovo. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. Assessore, allora siamo a fine anno, domani sarà l'ultimo dell'anno, vogliamo fare anche un appello per invitare la cittadinanza a non rischiare di rovinare quanto di buono è stato fatto negli ultimi giorni, bisognerà cercare di stare a casa. Sì, è vero, un appello importante rivolto prevalentemente ai giovani che hanno anche tanta voglia di festeggiare questo fine dell'anno 2020, però è stato un anno particolare, un anno che ha coinvolto la nostra regione, la nostra nazione con una pandemia di una entità notevole, per cui io voglio rivolgere un invito a questi giovani ad essere un po' più riflessivi, a non trasmettere questo entusiasmo attraverso gli assembramenti, attraverso una condivisione fisica, ma rispettare quelle che sono le norme comportamentali, perché abbiamo agito fino ad oggi bene, siamo riusciti nonostante le grandi difficoltà a mantenere un livello basso da un punto di vista di quella che è la curva epidemiologica, quindi ed è quello che noi vogliamo, perché se continuiamo su questo trend ci aspetta anche una anno più tranquillo. Come sempre definisco, ad oggi sono abbassati, vuol dire che quelle misure restrittive hanno avuto la loro funzione importante, abbiamo meno ricoveri, abbiamo meno contagi e questo è un elemento importante. C'è un numero un po' alto di decessi, ma prevalentemente occupa quello spazio di area degli anziani, in quanto la nostra regione è una delle regioni che ha gran numero di persone anziane. La terza ondata è una fase che tutti noi ci aspettiamo, però non ci deve preoccupare in quanto saremo in grado di gestirla, la gestiremo con le dovute attenzioni, ma soprattutto con l'organizzazione di un sistema sanitario che ha retto nelle fasi precedenti. Un auspicio importante adesso è anche il vaccino, quindi avere questa vaccino è un'ulteriore speranza ed è il nostro augurio per il nuovo anno. E a proposito di vaccino e nuovo anno, prenderanno ufficialmente il via sabato 2 di gennaio le vaccinazioni anti-Covid in Abruzzo. Questa mattina nei centri di stoccaggio individuati dalle ASL sono state recapitate dalla Pfizer le prime 9.360 dosi del vaccino che saranno destinate in via prioritaria al personale ospedaliero operante nei team vaccinali, nei reparti di malattie infettive, nelle medicine Covid, nelle pneumologie Covid e nei pronto soccorso. Le prime vaccinazioni verranno effettuate negli ospedali dell'Aquila, di Pescara, Chieti, Teramo, Avezzano, Sulmona, Giulianova, Sant'Omero ed Atri. Quelle che state vedendo invece sono le prime vaccinazioni che sono state effettuate all'ospedale Mazzini di Teramo. La quantificazione è stata stabilita sulla base del personale sanitario in servizio sia nei presidi pubblici sia in quelli privati accreditati. Proseguiamo il nostro giornale, cambiamo argomento adesso, la politica, un bilancio che non lascia indietro nessuno e che ha dovuto tenere conto di oltre 50 milioni di euro di minori entrate. Il centrodestra regionale rivendica l'approvazione del documento contabile che dicono va verso gli abruzzesi dopo un periodo di grande sforzo in piena pandemia. Nel frattempo l'Abruzzo dal 7 gennaio spera di tornare zona gialla. Un bilancio che non lascia indietro nessun abruzzese, con tutti i servizi essenziali garantiti dalla sanità al sociale, passando per i trasporti e la protezione civile. Non accetta polemiche e strumentalizzazioni da parte delle opposizioni. Il presidente della regione Marco Marsiglio, che ha ricordato come l'Abruzzo abbia dovuto fare i conti con oltre 50 milioni fra tagli e minori entrate che hanno inciso sul nuovo bilancio.
Beh, noi attendiamo che il governo onori i suoi impegni. Tra gennaio e febbraio, se non arrivano da parte del governo le risorse per compensare le minori entrate o le maggiori spese, difficilmente potremmo mantenere lo stesso livello dei servizi o evitare un incremento delle tasse che noi vogliamo assolutamente scongiurare. Con questo bilancio non abbiamo fatto nessuna previsione di aumento delle tasse, perché aumentare le tasse in un'epoca di crisi economica sarebbe davvero un suicidio. Quando il governo ci mette nella condizione di avere 50 milioni in meno a disposizione, non possiamo che andare ad incidere su tutti i gangli, però quello che voglio rassicurare gli abruzzesi è che da domani, dal 1° gennaio, nessuno avrà un servizio in meno, un'attenzione in meno, perché tutte le voci di spesa sono garantite per almeno 10, mediamente per almeno 10 dodicesimi, e quindi andremo avanti a offrire servizi, a spendere quello che è necessario per garantire i livelli di assistenza e di sostegno soprattutto alle fasce più deboli. E voglio sperare che appunto tra gennaio, massimo a febbraio, il governo ci darà quello che manca per poter fare le opportune variazioni e i necessari appostamenti per riequilibrare le voci che in questo momento abbiamo dovuto chiudere in perdita. E intanto, in attesa dell'arrivo di nuovi vaccini anti-Covid, la nostra regione dal 7 gennaio si appresta a tornare zona gialla. Si è cominciato il 27 con questo inizio simbolico, ora stanno arrivando le prime dosi, seguiremo diciamo di concerto con il commissario Arcuri il piano di vaccinazione, che prevede la priorità per il personale sanitario o comunque impiegato in attività legate alla sanità, perché la prima questione è mettere in sicurezza le persone che stanno quotidianamente in prima linea. Dal 7 gennaio assolutamente sì, è già scaduta l'ordinanza con la quale il ministro Speranza poneva l'Abruzzo in zona arancione fino al 27 dicembre, ora siamo in zona arancione e rossa in virtù di un decreto legge che pone tutta l'Italia nella stessa condizione. I nostri numeri sono già da zona gialla da prima di Natale, quindi come peraltro il trend di miglioramento continua, si consolida anche in questi giorni, penso che sia assolutamente certo che il 7 gennaio possiamo riaprire in zona gialla. E tornando al bilancio, forti critiche arrivano dal centro-sinistra, solo tagli denuncia il Partito Democratico, soprattutto su sociale e sanità, con una mancata visione del futuro. Una legge di bilancio inadeguata che lascerà macerie, il giudizio del centrosinistra sul rendiconto approvato nella notte, negativo senza se e senza ma, con una preoccupazione che riguarda soprattutto il sociale e la sanità per i tagli apportati da parte di un governo regionale, hanno detto questa mattina gli esponenti del Partito Democratico, non in grado di gestire l'emergenza e di impiegare le risorse in arrivo con il Recovery Fund. Questo bilancio per noi, oltre che un augurio ai nostri concittadini, è un momento di riflessione, di presa in carico di responsabilità, perché sentiamo una preoccupazione ulteriore che di fronte alle opportunità che ci sono adesso, recovery plan, fondi nazionali, europei, una regione senza programmazione rischia di tenere fuori l'Abruzzo dal futuro del paese e dell'Europa. E questo significherebbe anche per il centrosinistra, che tornerà a governare la regione, ritrovare le macerie. Invece noi sentiamo il bisogno di partecipare oggi, anche in dialogo serrato col governo nazionale, a difendere gli interessi degli abruzzesi, perché ci siano nei grandi piani nazionali i nostri interessi e il nostro territorio. Noi siamo fortemente critici sia per quanto riguarda il bilancio di previsione appena approvato, sia per quanto riguarda la lista che hanno portato a Roma rispetto al Recovery Fund o a Next Generation, perché non lo hanno concordato con nessuna delle parti sociali, oltre che con la stessa maggioranza, cioè è la traduzione di una lista della spesa, nel senso che si pescano dentro i dipartimenti della burocrazia regionale una serie di situazioni e progetti e li trasferiscono a Roma senza visione. Qual è la visione? Ce lo hanno detto tutte le parti sociali, ce lo dice la nostra comunità, la politica della trasversalità, delle infrastrutture, dell'intermodalità,
le infrastrutture legate all'acqua, è una regione con tanta acqua che non riesce a trasferire acqua ai propri cittadini, e tante altre occasioni straordinarie che non ricapiteranno più, così come è avvenuto per il bilancio. Siamo riusciti, per quanto ci riguarda, a stralciare da questa legge di bilancio alcune cose davvero che gridavano vendetta. Una su tutte, l'articolo 6, che avrebbe tagliato nella versione originale il 10% di tutte le spese obbligatorie. Quali sono? Quelle del sociale, del trasporto disabili, dei ticket sociosanitari per le famiglie, del trasporto pubblico con contratti firmati, sull'istruzione e il diritto allo studio. Già questo, nonostante il nostro voto contrario, vale ed è valsa la battaglia del centro-sinistra sul bilancio. Giacomo D'Ignazio è il nuovo presidente della FIRA, la finanziaria regionale abruzzese. Sarà affiancato dagli attuali consiglieri di amministrazione Concetta Di Luzio e Nicola D'Ippolito. Esprime soddisfazione il neo presidente di FIRA e dice: sono molto onorato di rivestire il prestigioso ruolo e lavorerò rigorosamente per portare avanti tutti gli impegni con responsabilità. Ringrazio per la fiducia il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, l'assessore Daniele Damario, l'assessore con delega alle partecipate Liris e il presidente della Commissione Sviluppo Economico Emiliano Di Matteo, dice sempre D'Ignazio, che ribadisce come FIRA deve essere il braccio operativo della Regione Abruzzo e deve rappresentare un punto di riferimento per imprese e professionisti del territorio. Andiamo avanti ora con il nostro telegiornale, ci occupiamo di cronaca. È stato pubblicato il bilancio 2020 della Questura di Pescara rispetto ai reati commessi in provincia nell'anno segnato dalla pandemia. Lo vediamo con Giuseppe Dintino. Meno reati e più controlli, questo è il bilancio 2020 della Questura di Pescara, che nell'anno della pandemia ha registrato un notevole calo rispetto allo scorso anno dei delitti denunciati, probabilmente perché chiusi dentro casa è più raro delinquere o quantomeno non lo si viene a sapere. Da gennaio a novembre nella provincia di Pescara sono diminuiti di un quarto i tentati omicidi e quasi del 30% gli atti persecutori. In calo anche le violenze sessuali e i maltrattamenti in famiglia, seppur i centri antiviolenza avvisano che il lockdown ha inasprito queste problematiche, perché rinchiusa in casa col proprio aguzzino 24 ore su 24 infatti è molto più difficile riuscire a chiedere aiuto. Secondo i dati, giù anche i reati contro la proprietà privata, benché l'enorme divario tra i ricchi e i poveri sia in costante aumento ed aggravato dalla pandemia. I furti denunciati sono infatti diminuiti di oltre il 30%, sono però aumentate le rapine di circa 7 punti percentuali e mezzo. Ed è boom dei reati di usura, che sono raddoppiati, smentendo così l'antica locuzione latina secondo cui il denaro non può generare denaro. E col procedere della digitalizzazione aumentano le truffe e le frodi informatiche di quasi il 15%. E i dati sono più o meno coerenti, anche restringendo il campo alla sola città di Pescara. Le persone arrestate quest'anno sono state un quarto in meno rispetto all'anno scorso. L'ufficio prevenzione generale ha però più che raddoppiato le persone controllate, che quest'anno sono state quasi 11.000. E coi posti di blocco a ogni angolo, volti a monitorare gli spostamenti, sono più che triplicati i veicoli controllati, 3.231 nel 2020. Ricco bottino quello delle sostanze stupefacenti. La cocaina sequestrata quest'anno è più che raddoppiata rispetto al 2019, mentre i cannabinoidi sottratti sono 10 volte tanti quelli dell'anno scorso. Costante invece la quantità di eroina sequestrata. Nel complesso sono state quasi 70.000 le chiamate al 113 nel corso del 2020. Tempo di bilanci anche per la provincia di Teramo. Noi andiamo ad ascoltare il bilancio del 2020 del presidente. Chiudiamo un anno importante, ecco, non è che la provincia è andata avanti, la provincia ha fatto più di quello che potevamo fare, anche se è sempre poco. Abbiamo movimentato veramente 24 milioni di euro di cassa, che in un momento di pandemia sanitaria che genera una pandemia, che sta generando una pandemia economica, ecco, ha aiutato tantissime, ecco, partite IVA sul nostro territorio. E questo significa, oltre a sostenere l'economia, ecco, vi siete accorti tutti che in giro la provincia esiste nella percezione
di messa in sicurezza di tratti di strada provinciale, di rifacimento di nuove strade, ma c'è la novità che, ecco, che dopo 2 anni siamo riusciti, ecco, a rimettere in piedi, ecco, delle infrastrutture nuove che erano bloccate. Sapete la famosa storia del ponte di Castelnuovo, ecco, sono stati aggiudicati i lavori e affidati i lavori. Era un impegno che abbiamo preso appena insediati, ecco, di sbloccare questa opera che era da 4 anni che non vedeva la luce. Vi diciamo che abbiamo consegnato anche i lavori del porto di Roseto e siamo quasi pronti per sbloccare anche il famoso ponte ciclopedonale. E c'è una cosa in più, che la provincia è tornata dopo tanti anni, dopo, ecco, un decennio, a programmare il futuro, ecco, a investire con un ruolo, ecco, centrale della provincia con tutti i comuni, ma di questo ne parleremo in futuro, perché, ecco, la nostra montagna, ecco, lo dico, noi siamo montagna, siamo collina e siamo mare, ecco, e ha ancora bisogno di nuove infrastrutture. Ecco, l'ho detto, abbiamo progettato, ci prendevano in giro quando dicevamo che volevamo fare la panoramica e il Ministero su quelle prese in giro ci ha premiato, perché il Ministero ha finanziato per 500.000 euro la progettazione definitiva di quella panoramica. È inutile che parliamo di montagna se non portiamo infrastrutture su quella montagna, non aiutiamo la vivibilità. Questa è la provincia di Teramo, questa è la provincia che pensa al presente e al futuro. Siamo arrivati allo sport, partiamo dal calcio di B. Nell'ultima gara del 2020 il Pescara non va oltre lo 0-0 col Cosenza. I biancazzurri hanno giocato oltre un tempo in superiorità numerica per l'espulsione di Bittante, ma hanno creato occasioni solo nel finale, non riuscendo a sfondare il bunker dei Silani. Il servizio della partita. Appuntamento con la vittoria rinviato per il Pescara, che è costretto ad accontentarsi della divisione della posta con il Cosenza dopo 90 minuti combattuti e che hanno visto una squadra ancora convalescente dopo il KO di Chiavari. Ai punti Fiorillo e compagni avrebbero meritato il successo, anche se la prova della squadra è stata al di sotto delle attese. L'Adriatico finisce 0-0, Breda nella formazione iniziale rispolvera Memusciai e soprattutto Seterri in attacco, fuori Valdifiori. Il Cosenza praticamente al completo risponde con il 3-4-1-2, in campo l'ex Baez, l'altro ex Borrelli in panchina. Con la direzione di Serra di Torino l'avvio del match vede al quinto un pericolo in area silana con Gut che su angolo di Memusciai colpisce di testa con una deviazione locale che mette in difficoltà Falcone, che però para. Al decimo punizione di Memusciai e Bocchetti in area di prima intenzione manda la sfera sopra la traversa. All'11° pericolosa la risposta ospite con il tiro di Cone che costringe Fiorillo agli straordinari. Match subito godibile, il Pescara prova a fare la partita, ma l'aggressività e la velocità dei rossoblù creano problemi a Memusciai e compagni. Gara vibrante con al 25° una punizione di Lenial Memusciai dai 30 metri respinta con i pugni dal portiere ospite. La squadra di Occhiuzzi non sta a guardare, visto che al 27° Baez chiama all'intervento Fiorillo. Match aperto che si chiude per la prima frazione al 43° con il doppio giallo abbittante che lascia così i suoi compagni in 10 uomini. Nella ripresa c'è Brian Vera in campo per Carretta, gli ospiti seppur in 10 partono all'attacco nel secondo tempo e con al 9° anche l'infortunio muscolare di Bocchetti che viene sostituito da Balzano. Spinge il Pescara che al 19° trova anche il gol del vantaggio con Galano che mette alle spalle di Falcone, con l'annullamento poi per fuorigioco da parte del direttore di gara su segnalazione del secondo assistente. Al 23° si rivede Seter con un bel colpo di testa che fa terminare il pallone di pochissimo sopra la traversa. Il canovaccio della gara ora è piuttosto chiaro, con il Pescara cercare il vantaggio ed il Cosenza a proteggere lo 0-0. Alla mezz'ora ultimi 2 cambi con Memusciai e Jarosiski fuori per Vokic e Nzita. Delfino a trazione anteriore con Breda che prova a vincere la gara proprio con l'ex perugino, che però al 39° si divora il gol dell'1-0 davanti a Falcone mandando il pallone incredibilmente al lato. Si arriva così nel finale di gara con i calabresi tutti in difesa a proteggere il pari e con Valdifiori che al 43° chiama alla deviazione in angolo il portiere del Cosenza Falcone. Poi 4 minuti di recupero con la traversa di Gut proprio allo scadere e poi la punizione sull'esterno della rete di Vokic al 90. 4° a certificare il misero punticino all'attivo per il Pescara, che dopo il brindisi per l'arrivo del nuovo anno tornerà in campo il 4 gennaio sul campo della Reggiana. Allora,
Mantenere una certa brillantezza per tante partite giocando ogni tre giorni non è mai facile. Credo che siano partite poi anche praticamente complicate, perché il 3-0 fatto con subito contro l'Entella, logico che ti ha tolta un po' di tranquillità. E in ogni caso questa è sempre la miglior difesa del campionato. Ha fatto 14 punti solo fuori casa, perché in casa non ha mai vinto. E il trend va avanti da dopo il lockdown. Quindi è una partita che è fuori casa, è una squadra che fuori casa fa meglio che in casa. Hanno degli automatismi che ancora non abbiamo. Gli automatismi che, se poi tu non hai appunto una brillantezza, perché veramente abbiamo fatto 6-7 partite ogni tre giorni, spesso con gli stessi giocatori, logico che poi dopo ancora di più vai in difficoltà. Credo che la squadra abbia provato a vincere, la dimostrazione all'ultimo quarto d'ora, perché insomma, hai creato un gol annullato per poco, hai preso una traversa, hai avuto con Zita un'altra occasione importante, e anche all'inizio della gara con Gallano hai avuto un'altra occasione importante. Quindi credo che non è che tante volte, perché si chiama Cosenza, sia più semplice delle altre. La partita che abbiamo sbagliato era quella con l'Entella, non questa. Questa viene un po' frutto, è figlia di quella partita dove, se tu magari fai gol al 90esimo, dici una squadra che poi ci tiene, ci prova fino alla fine. E loro hanno una caratteristica che cercano tutti i giocatori di gamba, e quindi sono sempre squadre che anche a buttare la palla avanti, se non sei messo bene con le attenzioni giuste, con le marcature preventive giuste, magari rischi anche di piare delle ripartenze. Certamente c'è da migliorare da tutti i punti di vista, però credo che come impegno, come voglia di fare la partita, i ragazzi, almeno io personalmente, non riprovo nulla. Serie C adesso, conferenza stampa di fine anno per il presidente del Teramo Franco Iachini, che ha aperto alla possibilità di cedere fino al 65% delle quote societarie biancorosse per un importo che si aggira attorno ai 4 milioni di euro. Nessun innesto davanti, secondo il massimo dirigente, che ha anche parlato della proposta di rinnovo fatta al tecnico Paci. Vediamo il servizio. Allora, non sono disposto a cedere, perché la parola cedere viene fraintesa, cioè a far entrare nuovi soci che apportano mezzi finanziari e che permettono alla società di poter crescere, quindi in quel caso lì non è una cessione, bensì è un aumento di capitale che permette di far entrare un socio con una posizione sicuramente più importante dell'attuale struttura societaria. Quindi cedere vuol dire vendere completamente la società, ma non è questo il caso. Quindi sotto non si vuole mica tirare indietro, anzi vuole avere il contributo di persone che possono avere anche più esperienza di me e possono portare il Teramo avanti. Io spero che ci siano queste persone, che si fa tanto parlare che io voglio tenere la società stretta bene, assolutamente no, io sono assolutamente pronto e disponibile ad allargare la base sociale e a far crescere persone interessate a far crescere la Teramo Calcio, anche perché insomma andare avanti da solo è veramente dura in questo periodo. A questa apertura al momento non ci sono state già risposte? Assolutamente no. Dal comune non mi aspettavo assolutamente nulla di materiale, tra virgolette, perché insomma non è che il comune può pensare a delle casse di una società privata. Io mi aspettavo che l'impegno per quanto riguarda, questo non riguarda però la Teramo Calcio, riguarda la società Soleia, che ha rilevato la concessione, l'impegno a essere, perché se uno deve fare un investimento che noi stiamo parlando è un investimento nel nostro nuovo piano finanziario di oltre 10 milioni di euro, quindi se io come imprenditore voglio investire, voglio mettere su questo territorio 10 milioni di euro per valorizzare una struttura e creare almeno oltre 150 posti di lavoro in quella struttura, io credo che un'amministrazione che ha fino ad oggi dichiarato che bisogna assolutamente rilanciare l'economia di questa città non può solo parlare e dire, ma deve agire, deve fare i fatti, e i fatti sono nell'agevolare velocemente la presentazione e le richieste degli imprenditori che vogliono investire. Noi ad oggi non abbiamo fatto alcun tipo di programma, non abbiamo nessun, non fremiamo, non scalpitiamo ad andare a questo mercato, perché riteniamo di avere un'ottima ossatura, una buona squadra. Sicuramente non abbiamo fatto dei gol, però io penso che questo
sia dell'ordine delle cose e che le nostre punte devono comunque ancora migliorare, devono ancora carburare, forse non siamo ancora pronti su quel lato lì, per fortuna ci sono gli altri che hanno fatto qualche gol, certo non ne abbiamo fatti tanti, però comunque siamo terzi in classifica, non scordiamoci, siamo terzi in classifica, io penso che bisogna essere soddisfatti per come sono andate le cose, per come stiamo andando qui, purtroppo nessuno ci poteva dire, cioè se non arriviamo primi, secondi siamo da buttare, io penso che l'importante è arrivare a fare dei playoff, sicuramente il risultato auspicabile è quello di arrivare a fare i playoff in un'ottima posizione. Per quanto riguarda il tecnico Paci, abbiamo già fatto la nostra proposta, abbiamo manifestato l'intenzione di voler rinnovare. Per quanto riguarda tutto il resto degli altri contratti, i contratti si discutono a fine stagione, non si devono discutere adesso. Io credo che chiunque dimostri a questa società capacità e voglia di lavorare per questa società e non per se stessi debba avere il rinnovo del contratto. Questo è una cosa normale, ma non penso che sia. Cioè, io voglio vedere i risultati prima di poter firmare un rinnovo di un contratto, perché il contratto è un impegno che io mi assumo nei confronti degli altri per lavorare bene. Voglio vedere adesso che cosa riusciremo a fare da qui a fine anno, tutti, giocatori, tecnici, direttori. E quando sarà fine campionato ci abbiamo tutto il tempo per rinnovarli, ma con la massima serenità, non ci abbiamo preclusioni su nessuno e su alcuno, assolutamente. Il TG6 termina qui, io vi ringrazio per averci seguito, on demand ci sono i nostri servizi su YouTube, sul canale tv6.it e sui nostri social, io vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi.